mezzo, prova ad andare via in transizione, la schiacciata da parte di Sambuchi. Passaggio battuto a terra di Francesco, poi Maretto è libero di tirare, altri tre punti per lui. Poi Jovanovic con il tiro, il fallo più canestro che dà forza ed energia al Colleferro. Alla fine c'è il blocco di Jovanovic, la palla all'angolo, il tiro da tre che si alza a spina, lascia questo pallone a Siepi, il blocco, Siepi pensa al tiro, torna da Ghiselli, Ghiselli da tre, gela il palazzetto, scarico in angolo, sempre Jovanovic, chiede il ribaltamento un proprio compagno, si tratta di Ferrero, riceve ora e spara da tre. Il gioco di Francesco che scarica per Callisti, poi il taglio backdoor, bello, forzato questo tiro, ma due punti bellissimi. Scarico fuori, fine, si va in angolo, palleggia, arresto e tiro in faccia, gran canestro per Spina al termine del secondo quarto. Mentre intanto palleggia, arresto e tiro con lo step back, gran canestro da parte di Maretto. Kesar, il tiro da tre dall'angolo, si alza D'Alessio e segna. Contrastano addirittura due giocatori della Libertas, poi ancora in angolo il terzo tempo, l'appoggio a tabellone da parte di Sablic, si esce in punta il numero 9 Colotti, Colotti in palleggio uno contro uno, alla fine forza Callisti, altri due punti, 2-1-2 per il Colleferro, che però deve concedere il tiro da tre e senza particolari problemi lo segna Siepi. Jovanovic e può ripartire l'azione offensiva, palleggio in mezzo alle gambe, arresto e tiro, step back, bel canestro in questo caso da parte di Spina che sicura. Spina, la stoppata da parte di Faink, invece con Jovanovic che cerca di girarsi, ribalta e la tripla da parte di Ferraro. 48 a 75 per il Victoria Libertas, che dunque ottiene la sua prima vittoria fuori casa dopo la sconfitta all'esordio. Invece perde anche oggi in casa il Colleferro.